corpo di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo e Gesù è il Signore. Oggi in questa puntata vorrei mostrarvi un fenomeno straordinario ed è la croce del Monte Krizevac a Međugorje che scompare e ricompare. L'ho filmato io, quindi non l'ho preso da qualche parte oppure mi è stato recapitato. Ero presente, io l'ho ritrovato quando stavo esaminando un DVD che faceva riferimento ad alcune immagini, alcune fotografie e anche alla video intervista curata da Rossella a Suor Elvira, e lì ho rivisto questo fenomeno della croce che scompare in occasione del Festival Internazionale Giovani diversi anni fa. Però prima di mostrarvi questo straordinario fenomeno, vi mostro alcune immagini della croce come normalmente viene e risulta da alcune fotografie. Tanti la conoscono perché appena arrivano a Međugorje subito guardano alla croce sul monte Krizevac. Altri invece che non ci sono mai stati o non la conoscono, è importante capire per poi meglio valorizzare il fenomeno. Allora, questa è la croce, voi vedete che ha una base molto grande e circa, fate anche il rapporto con le persone, 13, sono solo con esattezza, non mi ricordo, 13-14 metri circa. Grosso modo, quindi vedete, e vedete anche proprio in riferimento alle persone che quando arrivano sul monte Krizevac pregando, almeno una volta si pregava, quando si saliva, arrivano e continuano le preghiere, le invocazioni al Signore. Vi mostro anche la prospettiva. Ecco, voi vedete la croce stando distanti in prospettiva. L'immagine che ho trovato non è tra le migliori, ovviamente, però vedete la prospettiva della croce. Si vede la base in bianco e la croce più scura. Adesso state attenti. Io ho evidenziato, vi mostrerò il filmato, ero stato colpito appunto dal fenomeno e quindi con la videocamera del tempo, chiaramente, ho fatto le riprese. Altrimenti un po' si muovono perché a tenerla non c'era ovviamente il cavalletto. E state attenti che adesso vi spiegherò alcune cose. Quindi colpito questo fenomeno l'ho ripreso. Allora, cominciamo. Ecco, lì ho evidenziato io apposta che intravedete la croce che sembra staccata completamente dal monte. Non vedete la base, l'intravedete, poi si vedrà meglio andando avanti. Prima ovviamente era proprio scomparsa, non c'era. E allora io, colpito da questo fenomeno, ho cominciato a riprendere. Adesso vedete che praticamente è staccata dal monte la base, avete visto com'era grossa, non c'è più, non si vede la base. Adesso prosegue, sentirete sotto ovviamente le voci, perché stavo riprendendo, quindi ho ripreso anche le voci in occasione del Festival di Međugorje. Ecco, vedete adesso che mi sono mosso, perché ovviamente
Non vedo che vedete che sembra proprio stregata. Notate i contorni nitidi delle piante, che sono lì proprio vicine. Perfettamente, rimangono perfettamente nitidi, non subiscono alcuna variazione, mentre è la croce che subisce queste variazioni. Quindi c'è questo contrasto, la nitidezza del posto delle piante, dei contorni di queste piante, e invece la croce che effettua queste variazioni particolari. Adesso la si vede quasi integrale, e sembra comunque sempre staccata. La base praticamente non si vede, pare sparita. Da naši životi mogu biti najjače svjedočanstvo prisutnosti živog gospodina u crkvi i svijetu. Vedete lì, in questo momento, proprio com'è completamente staccata dal monte? Za ulaskom u volju nebeskog Oca, kako bi primjer njihova života otvarao vrata za nove posvećene pozive. Molimo te. Qui c'era proprio quell'occasione lì, giovane che faceva l'occasione della messa, stava cantando, si sente qualcosa che ho lasciato appunto proprio la donna in quella occasione. Ecco, qui è completamente scomparsa, vedete? Non c'è più. Se non osservate, non vedete più la croce, mentre i contorni rimangono nitidi. Ecco qui bianca, vedete la base, solo la base, che non c'è il resto, adesso è tutto scomparso. Vedete? Non c'è più. E i contorni sono uguali delle piante. Come avete visto, è un fenomeno straordinario che ho ripreso io, quindi non è che me l'hanno contato, ma è ripreso. Allora, la croce del Monte Krzyżowski ha una grande importanza per quella di Medjugorje, perché era stata costruita, loro dicevano, perché c'erano molti fulmini in estate che colpivano e creavano anche dei danni, perché la zona richiamava per la sua conformazione di territorio, eccetera. Allora, hanno costruito questa grande croce, che praticamente da quando venivano costruite erano stati riparati da questi fenomeni che erano piuttosto gravosi per loro. Ovviamente la croce rappresenta la vittoria di Cristo, non la sconfitta come gli amici di Satana amano diffondere. Gesù non è stato sconfitto con la croce, ma mediante la croce ha sconfitto Satana, quindi la morte, perché ha inchiodato la croce tutti i nostri peccati di tutte le generazioni, ovviamente nei confronti di quanti chiedono perdono a Dio dei propri peccati, non c'è il paradiso politico, però è il segno di vittoria, ed ecco perché è tanto osteggiato dal demonio, in occasione dell'esorcismo lo si vede quando si presenta la croce, si fanno i segni di croce, quanto fastidio danno al demonio. Al di fuori degli esorcismi, Satana, attraverso i suoi figliolini spirituali, cerca in tutti i modi di togliere questo emblema da tutte le parti, dalle scuole, ovunque, eccetera, perché chiaramente i suoi figli spirituali, come il loro padre, il demonio, detestano questo segno della croce, che è un segno di vittoria, pare di sconfitta, perché Gesù è stato crocifisso per una regione, per una ragione che tutti ormai conosciamo. Quindi il segno della redenzione, e ha inchiodato la croce a tutti i nostri peccati, perché noi, i nostri progenitori, Adamo ed Eva, si erano consegnati, ascoltando le seduzioni dell'antico serpente, si erano consegnati nelle sue mani, e veniva commesso il famoso peccato di disobbedienza col peccato originale, con tutte le conseguenze, che non sto qui certo in questo momento a dire, che tutti conoscete bene. Quindi sul Monte Krzyżowski ci sono stati anche diversi altri fenomeni. Per esempio, ne ho osservato uno di cui ho parlato nella puntata per quali motivi credo a Medjugorje, e l'ho vista io, l'ha vista anche Grazia, che è vicino a me. Quella era di sera, a un certo punto dal monte si è alzata una luce bianchissima, straordinaria, che nessuna luce umana può fare, il doppio, il triplo di quello che è la croce. Il fatto che si è alzata come questa luce, assumendo come una sagoma, e io mi sono girato poi verso Grazia e ho detto: guarda, guarda, che lei si è girata e l'ha vista. È stato una questione di un minuto e mezzo, questa altissima luce che da lì, proprio da dove c'è la croce. E tanti hanno poi documentato delle guarigioni e
hanno testimoniato, avvenute sotto la croce, delle conversioni e anche degli altri segni particolari che sono stati raccontati anche da alcuni soldati che agli inizi dell'apparizione i compagni al potere avevano mandato per impedire che ci fossero e che i pellegrini andassero per queste apparizioni. Quindi addirittura agli inizi avevano mandato sui soldati, eccetera. Un soldato che era là aveva raccontato che aveva visto dei fenomeni pure lui. Ecco, io ho voluto rendervi partecipi di questo fenomeno straordinario, quanto mai utile in questo tempo di dilagante indifferentismo a Cristo, anzi direi proprio in un periodo addirittura di blasfemia imperante nel silenzio quasi totale delle gerarchie della Chiesa che sono impegnate ad adorare un altro Dio, ad adorare il Dio. Ok, niente, fatene tesoro, che indubbiamente riflettete su questi segni straordinari che Dio ci dona e è stato documentato e ripreso, visto con gli occhi, ma ripreso ovviamente dalla telecamera. Alla prossima puntata.